Bene, iniziamo allora. Iniziamo. Ok, grazie per l'attenzione, anche per la presenza di tanta stampa. È un vero piacere essere qui a presentare questa razza autoctona che ha avuto una gestazione difficile, quindi per questo siamo molto contenti di poterlo raccontare. Prima di tutto perché non era scontato l'esito e quindi io ricordo tra i primi dossier, appena diventato assessore, che la prima cosa che mi fu raccontata è che c'era il pericolo di una, come si dice, dell'estinzione, si può dire, della razza autoctona del suino della Marca. Penso proprio Bordoni mi raccontò questo fatto, dicendo: guarda, c'è stato un lavoro di genetica fatto per tanti anni, in parte dall'ASAM, in parte da altre, anche dall'università, e questa rischia di essere travolta perché, insomma, per procedimenti privati rischiava di essere poi di scomparire, no? E quindi si sarebbe persa una genetica che invece parla delle marche già nel nome e potrebbe essere un elemento di distinzione. Allora, nell'agroalimentare certamente distinguersi è fondamentale e soprattutto riuscire a georeferenziare i prodotti è fondamentale. Il lavoro che la Regione sta facendo da un po' di tempo è quello di stimolare tutto ciò che caratterizza l'identità dei prodotti e creare un fenomeno di comunicazione di marketing intorno alla parola marche, in modo che questa parola al consumatore, sia esso dentro un ristorante o in un supermercato o in Italia o all'estero, dia di per sé l'idea di un prodotto di qualità. Se noi riusciamo a fare questo e la parola marche venisse associata a un'idea di qualità, abbiamo fatto già il nostro dovere, nel senso che il valore aggiunto che si genererebbe nei prodotti agricoli marchigiani sarebbe straordinario. Quindi questo è l'obiettivo in sintesi che noi ci vogliamo dare. Per fare questo, tutte le politiche agricole sono state finalizzate ad una ripresa soprattutto della zootecnia. Avete visto che abbiamo messo la zootecnia come priorità. Abbiamo inserito tra le cose più importanti i bando filiere regionali, che poi magari il dottor Bisogni o Bordoni spiegheranno. E la cosa a cui tengo molto è che siamo riusciti a rifare una OP, cioè un'organizzazione produttori, della suinicoltura, che non esisteva. Cioè, nelle Marche, che aveva questa grande antica tradizione, di suinicoltura si era completamente persa. E ancora peggiore, abbiamo un grande produttore di prosciutti con una DOP, che è una delle poche che c'è in Italia, che produceva prosciutti venduti in tutto il mondo e venivano conferiti in questa grande azienda zero maiali allevati nelle Marche. Questa è la situazione iniziale. La situazione attuale è che, grazie a un po' di stimolazione che abbiamo fatto, grazie anche a questi accordi filiera che noi vorremmo fare, è ripresa una collaborazione tra l'agroindustria e l'agricoltura. Ecco, io nella mia testa colloco in questa collaborazione il lavoro di Emiliano Baldi e della sua azienda, che ringrazio davvero molto a nome della regione, perché ha fatto un'operazione che è certamente imprenditoriale, che mira al profitto, come è giusto che sia, ma nel farlo tiene conto di valori pubblici interessanti, come quello della difesa di un'identità di un prodotto agroalimentare che sarebbe scomparso. E soprattutto ci dà la possibilità di andare nel mondo con una parola che si riferisce al nostro territorio. Abbiamo fatto tra le fiere più importanti come settore, come mio settore commercio e internazionalizzazione, alimentari a Barcellona. A Barcellona io ho imparato una grande lezione perché noi ovviamente siamo andati con diversi prodotti di eccellenza, abbiamo raccontato le marche. La Spagna ha preso un padiglione intero, ovviamente era Barcellona, un padiglione intero, cioè praticamente un aeroporto era, solo per il Pata Negra e solo per il suo prodotto che è quello su cui ha puntato. Noi siamo la terra della biodiversità, abbiamo un sacco di cose belle. Il problema è che la biodiversità certe volte diventa una debolezza quando si vuole raccontare tutto, si rischia di non raccontare niente. Ecco, noi abbiamo oggi la fortuna di avere un suino che ha questa parola e io, il mio auspicio, il mio desiderio, il mio sogno sarebbe che nelle prossime fiere nel mondo, cominciare proprio da quella in Spagna, così facciamo un derby, noi cominciamo a raccontare questo prodotto straordinario e magari diventa un elemento distintivo della nostra regione
e sarà, io mi auguro, il futuro Pata Negra per l'Italia. Grazie. Grazie a tutti. Prendo il testimone, vi ringrazio molto per la presenza, ringrazio l'assessore Carloni, e tra l'altro con il suo eloquio, il migliore del mio, avete già detto tutto, perciò io adesso non so che cavolo dire. Non è vero. Allora, mi sono prefisso l'obiettivo oggi di darvi un'idea del perché l'azienda Baldi, insieme a Andrea Sgarriboldi, che vedete qui vicino a me, ha raccolto la sfida di riuscire a rivitalizzare questo progetto del sogno della marca, che in realtà non nasce nella nostra azienda, ma nasce da un'iniziativa della regione, che secondo me è una di quelle che denotano l'obiettivo futuro che ci dovrebbe essere come combinazione tra lavoro del pubblico e privato, e hanno tirato fuori qualcosa che secondo me è molto meritevole ed è tutta l'attenzione che un imprenditore come io, come me, come la mia azienda dovrebbe fare, su cui può attecchire. Vi dico subito che l'obiettivo, leggerò un po', ragazzi, scusate, ma io ho meno esperienza di parlare in pubblico, quindi mi farò aiutare. Il discorso bellissimo, non l'ho letto neanche. Ma lo so, è per quello, anch'io, però io lo leggo invece. Allora, l'obiettivo che ci siamo dati è quello di lanciare sul mercato un prodotto dalle caratteristiche uniche per un'alimentazione appagante basata su qualità eccelsa e dalla forte relazione con il territorio in cui viene prodotto. Allora, in questo obiettivo ci sono contenute molte parole chiave, concetti anche abbastanza importanti e complessi che cercherò nei pochi minuti che ho a disposizione di esplicitare. Okay? Intanto vorrei partire dicendovi che dagli studi che facciamo nelle nostre associazioni in base alle visioni dell'azienda, l'orientamento futuro dell'alimentazione alla carne avrà due macro trend principali, ecco, diciamoli così. Il primo è una parziale sostituzione del consumo di carni con i prodotti plant-based, fatti con i vegetali. Non è questo il contesto con cui parlarne sostanzialmente, ma osserveremo una crescita di questo esperimento. L'altro, che è connesso un po' alla riduzione progressiva del consumo di carni, che c'è una ricerca già iniziata in accelerazione della sostituzione delle carni di sussistenza, chiamiamole così, con le carni di qualità. E per qualità si intende in questo caso non solo la qualità organolettica, il sapore, la bontà, ma anche qualità connessa all'appagamento di un bisogno emotivo ed etico del consumo della carne stessa. Questo secondo macro trend è, dal nostro punto di vista, perfettamente compatibile con il progetto del suino della marca. Okay? Cercherò di spiegarvi perché adesso. Allora, teniamo conto che le caratteristiche stesse del suino della marca, non mi soffermo sulle caratteristiche perché sul tavolo ci sono persone molto più capaci di me poi per spiegarvi tecnicamente perché questo suino è così particolare e così speciale, però consente innanzitutto di assecondare quegli orientamenti al consumo, come dicevo prima, emotivi connessi al benessere degli animali, connessi al chilometro zero, connessi ai concetti di from farm to fork, ok? Quindi tutti elementi che oggi sono di particolare sensibilità per il consumatore. Oltre a questo consente, questo è una cosa sulla quale l'azienda della mia famiglia tiene molto, di assecondare obiettivi di società benefit, perché come ha detto l'assessore poco fa, le ricadute sul territorio legate all'allevamento di questo maiale sono molto, potenzialmente molto interessanti e molto importanti. Non è un caso che la Regione ci ha scommesso quando ha deciso di finanziare questo progetto, perché tra i vari problemi che abbiamo, ce ne abbiamo tanti, c'è anche quello dello spopolamento dei terreni marginali legati agli ambienti, ai territori periapennilici, che sono non solo per effetto del passaggio generazionale mancante, i giovani si allontanano dall'agricoltura e a maggior ragione dalla zootecnia, ma c'è stato anche il problema del terremoto che ha accentuato questo fenomeno sostanzialmente. Non da ultimo, sempre le caratteristiche di questo suino ci permettono di agganciare quelli che sono gli orientamenti che l'Europa ci sta un po' indicando, okay? Attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, ci indica un po' un ritorno al settore primario, una rivalutazione del settore primario, e non vi dirò l'importanza che adesso tutti quanti vedono perché per causa della guerra non arrivano più cereali, non arrivano più mangimi, non arrivano più fertilizzanti sostanzialmente.
ma sono proprio delle pratiche di rinnovamento dove la terra riassume una importanza particolare sull'economia dei territori e la zootecnia con essa. E in questo ritorno a ringraziare la visione dell'assessore che rappresenta molto bene anche la nostra, insomma, quella del settore. Okay? Quindi, sempre per rimarcare quali sono le ricadute importanti intanto sul territorio di questo suino, abbiamo già ricordato i terreni marginali che possono essere ripopolati. Questo animale ha la caratteristica di avere una riproduttività e una rusticità che, sempre in potenza, permette di ritornare al modello delle socide per il suo allevamento, socide diffuse sui territori. Perciò, e questo sarà un trend che osserveremo in futuro, gli allevamenti intensivi, che sono quelli che sono attaccati, ma anche giustamente in alcuni casi, perché sono particolarmente stressanti per gli animali, e ricordiamo tutti, questa è una nozione che, se non l'avete, ho piacere di darvela, le carni più buone provengono dagli animali che sono trattati meglio. Quindi anche in termini imprenditoriali è conveniente per chiunque faccia impresa trovare dei modelli di allevamento che siano rispettosi tanto del benessere degli animali quanto di una corretta, lenta ed equilibrata metodica di allevamento che questo suino ha nella sua caratteristica. Non scordiamo, tra l'altro, che l'altro elemento di ricaduta importante, e anche questo l'ha ricordato poco fa l'assessore, la filiera dei salumi della Regione Marche può beneficiare in questo caso di una materia prima che è effettivamente marchigiana. Quindi i salumi che si fregiano delle poche DOP, perché ne abbiamo poche, che possiamo avere sul nostro territorio, possono contare su una materia prima di carattere regionale. Okay? Senza dimenticare, perché questo che vedete alle mie spalle è una foto di uno dei maiali che sta nell'allevamento, quel mantello lì è quello che stiamo lavorando per fissare, non è ancora compiuta la selezione genetica sostanzialmente, ma ce la faremo, cioè manca poco, perché quel mantello lì è unico al mondo. Non c'è nessun altro maiale al mondo che ha un mantello con quelle caratteristiche. Questo nell'accezione di creare qualcosa di distintivo, di caratterizzato, ma anche di perfettamente riconoscibile, perché tutti i consumatori vorranno assorbirsi tutto il tripotto che faccio io oggi in relazione alle qualità del suino della vacca, avranno un modello da fissare nella propria mente per identificare questo prodotto. Perciò questo è possibile perché il maiale si presta all'allevamento in un sistema semibrado, quindi all'aperto, e questo tipo di allevamento, la genetica, quindi le caratteristiche genetiche e le abitudini che ha questo maiale consentono di ottenere dei prodotti che poi, quando verranno trasformati in salumi o in alimenti, possono essere trattati sul mercato senza bisogno di additivi o di conservanti. Quindi si ritorna a una ricerca di una naturalità del prodotto, non a scapito del prodotto stesso, e che permette, tra l'altro, di avvantaggiarsi delle caratteristiche buone, perché la qualità deve essere buona, sennò la gente non lo mangia, di carni più sode, da una pigmentazione più accesa e con quella infiltrazione di grasso che chi lavora nel mondo delle carni sa bene essere l'eccellenza, la denotazione e la riconoscibilità dell'eccellenza della carne. Okay? Questo è possibile, e vado verso la conclusione, perché la selezione genetica fatta in termini di incroci alla Mendel, non è che è stata fatta, non è un OGM, tanto per essere chiari, adesso non si può dire, guarda, forse... Il colore bisogna farlo rosso per forza, vero? No, c'è anche bianco. C'è ormai deciso questo. Quello nero però è in pancia. È possibile questo animale perché sono incroci con tre razze. Il cinta senese, perché in esso si è ricercati la rusticità e la tendenza al pascolo di questo animale. Il large white, che è una razza molto diffusa negli allevamenti, per la prolificità, perché riesce a riprodurre e a fare tanti maialini, che è un elemento fondamentale per creare la sostenibilità economica di questo progetto. E il duroc, che ha nella qualità delle carni e nelle forme del maiale stesso, quindi delle rese delle carni, la caratteristica principale e fondamentale. Okay? Allora, due elementi e ho concluso. Primo,
È più di un anno che stiamo dietro a questo progetto. Non è stato semplice, è stato anzi molto complicato, l'abbiamo preso per i capelli, mettiamolo così, perché la parola estinzione di una razza, anche se è una razza in pectore, è molto corretto. Sarebbe scomparsa e per essere ricreata, intanto non era detto, non è detto che si sarebbero ottenuti gli stessi tratti con la stessa facilità, e in ogni caso sarebbe stato un lavoro che avrebbe impiegato degli anni e tante risorse. Okay? Abbiamo il coraggio, lo abbiamo preso perché quando abbiamo fatto assaggiare questo prodotto ad amici ristoratori, e qua ci abbiamo qualche esempio che vorremmo poi avrete a disposizione per chi vorrà, abbiamo ottenuto dei riscontri estremamente positivi. Quando un ristoratore viene da te che gli vendi un prodotto e gli dici: io sono molto contento perché il mio cliente si è alzato per complimentarsi della carne che ha mangiato, credo che questo sia un elemento di grande soddisfazione, perché è il compimento della missione del ristoratore stesso. Okay? Quindi questo è un elemento di coraggio che vi vendo, perché la prova, torno a ripetere, della qualità della carne si ha sulla bocca prima di tutto. Come ultimo elemento vorrei dire che la sfida che noi vinceremo, la vinceremo nel momento in cui riusciremo a fare, ed è questa la missione che si è data all'azienda Baldi e la impronta verde, che è il contenitore all'interno del quale si svilupperà il progetto di Suino alla Marca. Noi lavoreremo per far sì che il suino alla marca diventi la carne di riferimento in relazione all'impronta, all'imprinting che le persone avranno quando giudicano la bontà della carne stessa. Noi vinceremo se le persone saranno in grado di riconoscere e gradiranno il suino alla marca in preferenza rispetto a altre carni di suino, chiaramente collocate in un contesto di consumo che in questo caso non è quello dietetico di sicuro, ma è quello edonistico, cioè quando mangiamo perché ci va di mangiare, perché ci piace, perché ci appaga, perché compensa le tante fatiche con un vizio che per fortuna almeno questo è legale. Okay? Vorrei dire che questo progetto intanto è possibile grazie alla Università di Ancona e Camerino, grazie all'Assam, grazie alla Regione che hanno partecipato e che poi avranno il loro spazio di intervento. Ma no, io non avrei potuto fare niente se non ci fosse stato Andrea, il mio socio, perché io, l'azienda Baldi è la parte front-end del mercato, ma chi ha il know-how per l'allevamento è questa persona accanto a me, un amico e un socio a questo punto, che di Milano, che lavora nel mondo dell'allevamento da tutta la vita, non so da quante generazioni, adesso lo lascerò dire a lui, e che ha creduto talmente in questo progetto da venire a investire nelle Marche. Ok? Quindi ve lo pongo come un ottimo risultato nel momento in cui questa regione ha bisogno di gente che investe qui piuttosto che da qui parte per investire altrove. Grazie intanto per l'attenzione. Bravi, grazie. Io vorrei che Andrea dicesse due parole perché poi in rappresentanza della grande Lombardia. Sono meno bravo ancora di Emiliano e sicuramente meno degli altri, però mi sono scritto due cose anch'io. Sono un imprenditore agricolo lombardo e la mia azienda di famiglia si trova in provincia di Milano e qui io coltivo cereali destinati al mio allevamento di suini. Trasformo in salumi e vendo i salumi nelle mie due botteghe che ho. In provincia sempre di Milano. Negli anni ho fatto esperienza anche in allevamenti suinicoli in diverse città, in Italia che anche all'estero. Ho sempre fatto questo mestiere, mio padre e mio nonno erano agricoltori e allevatori. Da loro ho imparato che nella realtà agricola l'allevamento rende l'azienda sicuramente più sostenibile. Vi racconto questo perché quello che mi ha interessato è la possibilità di rendere le aziende agricole locali più redditizie attraverso lo strumento della società allo stato semibrago, prevista dal nostro progetto in piccola filiera dedicata al suino della marca, che dà la possibilità ai miei colleghi agricoltori di non abbandonare il territorio e le proprie origini, e nello stesso tempo di non perdere la cura e la salvaguardia delle vostre magnifiche colline. Un altro aspetto che mi ha spinto a investire nel tempo di denaro in questo progetto è proprio l'allevamento dello suino a stato semibrago, che permette di produrre carne e salumi di altissima qualità, rispondendo a mio parere alla richiesta di mercato
indirizzata a un consumo sempre più consapevole e ricercato. Le difficoltà per portare avanti il progetto di gestione della marca sono state, sono e saranno tante. Mi chiedo, ognuno nel proprio ruolo, di sostenere e di divulgare questo nostro progetto. Secondo me è molto importante per la Regione Marche che i prodotti che stanno nascendo non possano diventare eccellenti italiani. Grazie Emiliano che ce la sta mettendo tutta anche lui e anche di più. Grazie Andrea. Io lascerei la parola, scusate, Università e Asso, perfetto. Sì, sì, prego Carlo. Carlo, No. Allora, se facciamo partire la presentazione. Sì. Allora, io sarò molto rapido perché... No, questa è l'asta, perché molte cose sono state dette e so che poi il dottor Bordoni le riafferverà, quindi andrò rapido. Volevo innanzitutto fare delle premesse molto rapidamente. L'idea di creare un suino autoctono è nata su una richiesta da parte dei consorzi di produzione. In maniera particolare, a metà 2006-2007 circa, ci fu una riunione, se non ricordo male, qui. Una riunione con il consorzio del suino di Fabriano, con l'allora interessato a creare un marchio sul ciauscolo, eccetera, i quali dicevano non andiamo oltre un certo livello di certificazione perché non c'è un tipo genetico marchigiano. In effetti, se voi leggete nella prima enciclopedia, me la sono portata per citarvela molto rapidamente, il Mascheroni che è del 27, lui descrive la suinicoltura marchigiana dicendo: il maiale che si alleva nella regione marchigiana non appartiene ad una razza propria, ma è un miscuglio derivato dall'incrocio dei soggetti locali con quelli della Toscana, della Romagna, dell'Umbria e del Napoletano. Quindi, da questo punto di vista qui, nei bovini c'era la marchigiana, c'era la gallina ancora, ma sul suino non avevamo una razza. E quindi questa è stata l'idea. Allora, queste sono le solite trappole. Allora, scusi, no, sono io che sto. Non va avanti. Comunque, questo così è possibile. E quindi è nata l'idea di creare questo tipo. L'idea è stata possibile portarla avanti perché all'epoca funzionava un'ottima legge regionale, la legge 37 sullo studio, ricerca e sperimentazione in campo agricolo, perché questa legge finanziava la ricerca tout court, cioè non era collegata alla necessità di farla in aziende, in produzione, con i limiti che la ricerca ha quando devi lavorare con chi è più interessato al reddito. Cioè noi abbiamo avuto un finanziamento di 3 anni, poi lo dirà il dottor Bordoni, e altri 2 piccoli progetti che hanno permesso di lavorare senza la preoccupazione del reddito. Perché nella prima parte la sperimentazione è stata la sperimentazione, non ha avuto, diciamo, particolari aspetti di tipo commerciale che sarebbero arrivati successivamente con la creazione della RAI. E è stato, io mi permetto di dire, un ottimo esempio di collaborazione, perché... E questo sì, di collaborazione di tutto il sistema, perché la regione è stata la grande ideatrice del progetto, ma poi hanno lavorato insieme la ricerca, 2 università, qui le colleghe, le 2 professoresse dell'Università del Politecnica delle Marche con cui abbiamo lavorato insieme, l'Assano, uno testa, non lo vedo, eccolo uno, e l'allora Associazione degli Allevatori, che era il ramo tecnico, tutte e 3 insieme. Adesso l'Associazione degli Allevatori non esiste più, lo sapete, questo è un problema importante per l'azione prima, ma insomma si è lavorato insieme. Stiamo lavorando anche su quello, per far tornare... Ecco, questo assessore sarebbe una cosa molto ottima, ottima, veramente. Fatto, c'è già l'Associazione... No, infatti... Il progetto ha fatto 2 tecnici bravissimi,
e sono formato, e qui, e Caimi, esperti sul seno della vacca in assoluto. E tra l'altro quelli i due che si sono dati da fare nel periodo in cui la razza è andata in difficoltà per vicissitudini che adesso rapidamente racconterò per salvarla, altrimenti non l'avremmo avuto. Allora, rapidamente sulla parte tecnica. La razza è stata creata puntando sul cosiddetto sistema dell'incrocio. È una razza sintetica, come secondo la classificazione che usa la FAO, e cioè è la combinazione finale di diversi tipi genetici iniziali. In particolare abbiamo scelto tre tipi genetici, perché volevamo puntare su che cosa? Primo, il recupero della rusticità, e allora si è presa la cinta senese. Secondo, come ha spiegato Emiliano, la prolificità del cosiddetto effetto materno, e allora si è presa la Large White. E terzo, la carnosità, e cioè la dura. Perché questo? Perché lavorare solo sulle razze rustiche, tipo cinta senese, romagnola, significa avere produzioni zootecniche estremamente basse. Lavorare con il croce di primo livello significa avere animali eccessivamente grassi. Bisognava arrivare al secondo livello, e questo è quello che è stato fatto. Ogni suino della marca ha un 25% di sangue cinto senese, un 25% di sangue large white e un 50% di sangue duro. Quindi la spinta è forte sulla produzione di carne, conservando però i due aspetti di cui dicevamo. È una razza sufficientemente prolifica e soprattutto, questa è una razza che ha recuperato quello che era il suino prima dell'arrivo delle razze nordiche migliorate, cioè la capacità di digerire grosse quantità di fibra grezza. La large white impurezza, la diuro impurezza, non lo possono fare più. È un'alimentazione enzimatica, come si dice. Una digestione, enzimatica, bisogna dare i mangimi e, attenti, mangimi che dobbiamo fare con alimenti vegetali che sarebbero ideali per l'uomo, mais, soia. Quindi, famoso paradosso dell'antropologo Harris, che quando mangiamo carne adesso la mastichiamo due volte, perché la mastichiamo come carne, perché è carne, ma la mastichiamo anche con tutti i prodotti vegetali che gli abbiamo dovuto dare in concorrenza con l'alimentazione. Quindi questo è un animale che può veramente essere tenuto all'aperto. Questo l'abbiamo detto. Dico due cose solo sulla storia perché merita dirlo. Allora, a un certo punto, proprietaria della razza era l'associazione allevatori. L'associazione allevatori è stata chiusa, no? Una storia impietosa, non direi di non raccontarla. No, solo per dire che riconosco che comunque chi precedentemente l'ha avuta, se non altro, l'ha mantenuta. Volevo dire questo. Dopodiché, finalmente è arrivata una nuova gestione, e questo ci ha permesso di. Ecco, in conclusione, se dobbiamo dire quali sono le peculiarità di questo animale, io direi che sono cinque. Primo, questo è veramente un animale che va allevato in terreni non vocati all'agricoltura intensiva. Certo. Non può essere tenuto in colline come queste nostre. Secondo, è certamente un sistema in equilibrio con l'ambiente, perché, ripeto, questo animale ha recuperato la capacità di pasto. Terzo, riduce la competizione sulle fonti alimentari con l'uomo. Perché qui non c'è bisogno di usare mais, di usare soia, anzi, sconsiglieremmo di usarla, o al limite di farlo solo proprio alla fine della carriera, un minimo di spinta sul finissaggio, perché altrimenti si perde la caratteristica, non si valorizza la caratteristica genetica di questo animale. È un animale che tiene in grande considerazione il benessere, è una razza che tiene in grande considerazione il benessere degli animali, perché la maggior parte del tempo gli animali la vivono all'aperto. Quindi questa non sarà mai una razza attaccabile da un punto di vista, diciamo, di visioni, no? Di tipo ecologistico, eccetera. E infine, certamente, questo animale che ha delle caratteristiche delle carni del grasso, come ci è stato sempre detto, veramente ottimo. Ecco, per finire, possiamo dire che questa è una cosa che nella collaborazione di tutti è stata una scommessa riuscita, cioè è venuto bene.
come farà vedere la delega del dottor Bosdoni, il sistema era stato pensato proprio perché si mettesse in grande risalto le due componenti dell'incrocio, cioè la combinabilità genetica e l'eterosi. E qui tutte e due hanno risposto molto bene. Non va dimenticato che già all'epoca di questa razza si interessavano paesi stranieri. C'è stato richiesto di poterla portare fuori. Poi le vicissitudini hanno diciamo, non esiste esempio a livello europeo di una razza creata con questi presupposti. Non esiste. Beh. Quindi questo è una cosa che bisogna mettere valorizzare molto. Grazie. Buongiorno, sono anche un po' emozionato a parlare del suino della marcia perché praticamente abbiamo iniziato, come ha detto il professore Neri, nel 2005-2006, quindi eravamo anche giovani, adesso un po' di meno, ma effettivamente che cosa noi, regione, in quel momento l'agenzia ovviamente della regione andava a cercare? Andava a cercare un'identità. Questa era la cosa più importante per noi, cioè un genotipo suino marchigiano. Ecco perché con in quel momento, lo strumento di quel momento che era la legge regionale, abbiamo fatto un partenariato che oggi è un po' quello che stiamo facendo sul col PSR, con la misura 16.1, tanto per dire un tecnicismo. Che cosa voleva dire? Mettere insieme l'università, quindi la regione, nel contesto l'ASAM e l'associazione allevatori, che in quel momento c'era e era anche abbastanza diciamo attiva. Gli obiettivi quali erano? Chiari, chiarissimi, sostenibilità da una parte e competitività dall'altra. Questa era la cosa importante, perché non c'era solo ed esclusivamente la sostenibilità. E allora siamo arrivati a che cosa? Al concetto che oggi è anche costituzionale della biodiversità, cioè far sì di valorizzare quello che, come ci siamo detti prima, può essere delle volte una fragilità, di dargli invece un motore. È stato questo di mettere insieme, quindi di tutelare la nostra biodiversità, quindi quello che era un serbatoio genetico che ci potevamo avere nella nostra regione. E quindi questo è lo schema, ovviamente non andiamo sul tecnicismo, come ha detto il professor Renieri, cioè mettere insieme le caratteristiche della cinta senese che tutti voi conoscete, l'Argy White, che praticamente è il suino che va per la maggiore, cioè quello che, non so, quello che mangiamo noi, diciamo che penso che il 90%, se non è il 90%, e poi invece la Duroc che aveva questa caratteristica proprio delle carni. E qua siamo arrivati a questo registro, che è stato, non è stata una cosa semplicissima, del suino la marca, ma non è bastato perché nel 2009-2010 siamo andati oltre questo, siamo andati avanti con il progetto, perché, attenzione, una volta fatto questo dovevamo inserire questo, diciamo, questo animale all'interno di quello che era il contesto delle Marche e in particolare nell'adattamento al pascolo, perché poi questa era la cosa, diciamo, che avevamo detto, sostenibilità e competitività. A quel punto, quindi, abbiamo cercato di selezionare un suino adatto appunto ai sistemi estensivi e soprattutto quindi di utilizzare prodotti del bosco, del pascolo, che, come già ha detto il professor Ranieri, non vanno in competizione con quelli che sono gli alimenti né degli altri, diciamo, allevamenti e quindi animali, ma neanche con l'uomo. E che cosa è venuto fuori? Una cosa sensazionale, fantastica, che adesso bisogna dirlo e penso che questo veramente sarebbe stato un peccato perderlo, cioè sotto l'aspetto organolettico e nutrizionale caratteristiche, diciamo, eccezionali. Quindi ci avevamo
pensate, l'aspetto identitario, no? Quindi identificarlo con la nostra regione, con il nostro territorio. Cioè un animale che aveva delle caratteristiche a livello organolettico e nutrizionale, diciamo, che erano molto soddisfacenti, a quel punto dice, ma che abbiamo fatto, bingo? Cioè, in effetti, la cosa non basta qui, perché, come già ha detto Emiliano Baldi, cioè qui abbiamo anche un fattore addirittura maggiore, che è quella della protezione all'ossidazione, cioè questo tipo di tipologie di carni sono meno ossidabili rispetto a quelli, diciamo, normalmente. Quindi avevamo aumento del grasso intramuscolare, quindi nel muscolo stagionale, l'aumento dell'indice di proteole ossei, che fa in qualche maniera migliorare le caratteristiche organolettiche, e poi gli omega 3 e gli omega 6 che ci danno queste caratteristiche nutrizionali. Quindi diceva, allora a quel punto che cosa abbiamo fatto, sempre come pubblico, diciamo, per aiutare? Cioè abbiamo fatto dei piccoli incentivi regionali per diffondere l'allevamento, per migliorare le caratteristiche, per contribuire un po' per l'acquisto dei produttori. Sono piccolissime, però hanno dato la possibilità appunto di portare avanti fino ad oggi quello che era l'allevamento. Che cosa è avvenuto? Poi dopo ci sono state delle problematiche, diciamo, anche con il ministero di certificazione, eccetera, che oggi speriamo possano essere comunque superate, e quindi oggi abbiamo quello che diciamo un suino della marca che a tutti gli effetti può essere identitario, sostenibile e che può dare la competitività. E oggi il fatto che Impronta Verde, no, abbia potuto, diciamo, prendere questa, diciamo, questa storia, queste caratteristiche, questo patrimonio, sicuramente per la regione è una cosa molto importante. Molto importante proprio perché, come dicevamo prima, andiamo a soddisfare quelle che sono le esigenze dell'allevamento estensivo, quella che è la valorizzazione delle aree marginali, quella che è la possibilità di avere un prodotto organolettico e con caratteristiche nutrizionali eccellenti, e se ci riusciamo diventa anche un elemento di competitività, e su questo sicuramente tutti ce l'auguriamo. E concluderei con dire che questo percorso, che ovviamente oggi anche questa conferenza stampa è bellissima e stupenda, perché ci fa vedere anche tutto il lavoro che è stato fatto, sicuramente passa sempre da delle persone. Già il professore Ranieri l'ha detto, ma io oggi lo chiamo per nome, quindi il ringraziamento va a Carlo Ranieri, ringraziamento quindi va a Raffaele Formato, veterinario, ringraziamento va quindi a Daniele, e ringraziamento va anche a Ugo, no? E oggi direi, anche sempre per nome, direi Andrea e Emiliano, che quindi prendono questo testimone, veramente avremo con grande piacere che possa essere un elemento di competitività e di diciamo valorizzazione e di successo. Grazie. Dottor Bisogni, che magari annuncia qualcosa che potrebbe essere interessante. Due parole sugli aspetti un po' più prosaici della storia, i soldi. Ora, sicuramente questa partenza coincide anche con l'avvio imminente di alcuni bandi che possono aiutare questo progetto. Stiamo per uscire nel mese di luglio con il bando delle filiere, entro fine anno si potranno presentare le domande, che può dare delle opportunità importanti, sicuramente. Si è parlato di soci, per esempio, no? Quindi ci saranno degli agricoltori che alleveranno questi animali e avranno bisogno magari di strutture di porcilaie, strutture di allevamento, ovviamente non porcilaie chiusa, ma col sistema semigrado
quindi anche il terreno dove tenere gli animali. E il PSR appunto prevede anche aiuti alle aziende agricole che fanno investimenti di questo tipo. Poi abbiamo ovviamente aiuti per la trasformazione, quindi se c'è necessità di, nell'ambito del progetto, di migliorare, attivare delle strutture di trasformazione, anche queste possono essere finanziate, ma credo sia anche molto importante la sperimentazione, perché se ho capito bene, la razza è molto valida, ma va ancora stabilizzata, quindi c'è bisogno proprio di seguire da parte dell'università e dall'ASAM proprio l'evoluzione per arrivare alla stabilità, quindi avere una razza che poi nel tempo non ha più non regredisce, ecco, non torna indietro. Anche questo è possibile finanziarlo. Io da ultimo direi che abbiamo un problema aggiuntivo che è venuto fuori in questi ultimi mesi, che è la peste suina africana, che proprio negli allevamenti bravi e semibravi incontra i problemi maggiori. Però abbiamo lavorato anche in anticipo su questo problema e abbiamo modificato il PSR di corsa negli ultimi mesi, siamo per uscire con un bando proprio per finanziare all'80%, aiuti per la prevenzione del rischio della peste suina, quindi doppie recinzioni, sistemi di disinfezione all'entrata degli allevamenti e quant'altro. Sono 5 milioni di euro, vediamo se sono sufficienti. La priorità viene assegnata agli allevamenti bravi e semibravi, quindi diciamo è ovvio quelli che hanno più difficoltà. Quindi questo pacchetto di misure potrebbero essere utilizzate dai soggetti che stanno mettendo in piedi questo meccanismo che abbiamo visto oggi, insomma. Poi Andrea ci ha fatto di voglia di mangiare. Ma c'è la c'è. No, ma infatti ho visto. Io ho caratteristiche nutrizionali eccezionali, buonissime. Le sperimentiamo subito. Certo. Lasciando la parola poi per concludere al vicepresidente del Consiglio regionale, che ringrazio per essere qua, che appunto, come diceva adesso il dottor Bisogni, che è l'autorità di gestione del PSR, noi abbiamo voluto fortemente che la suinicoltura riprendesse nelle mani. Questa è stata una scelta di politica agricola. Abbiamo ricreato alcune condizioni affinché accadesse e mentre facevamo questo e creavamo l'OP, creavamo la priorità su tutte le misure del PSR, esplodeva la più grande pandemia legata proprio alla suinicoltura. Quindi questo è il bello di questo lavoro, che insomma tu fai una cosa e il mondo va da un'altra parte. Però nel pensare a che cosa servisse ai nostri allevatori, soprattutto per crescere ed evolversi anche dal punto di vista della biosicurezza, perché anche questo è un tema molto importante, e abbiamo proprio messo a disposizione, modificando il PSR, che vorrei far notare non è una cosa facilissima, significa farsi autorizzare dalla Commissione Europea il cambiamento, quindi è una cosa complicata, però in questi mesi abbiamo lavorato alacremente per cercare di modificare appunto le regole e prevedere un contributo straordinario dell'80% per creare biosicurezza. Soltanto quel tema può dare veramente un contributo al contenimento del pericolo della peste suina africana, che è un tema molto serio e penso che qui la parte accademica mi capirà bene. La biosicurezza significa dare la possibilità agli allevatori, sia dal punto di vista delle malattie, ma anche dal punto di vista dell'attività predatoria da parte dei lupi e quant'altro, una risposta reale al problema. E sfrutto l'occasione di questa conferenza stampa per lanciare due temi, poi mi taccio. Il primo è che gli allevatori sfruttino davvero questo bando che sta per uscire, perché il colmo sarebbe che noi facciamo tutta questa cosa e poi nessuno la utilizza. Quindi è importante anche che si sappia, come ha detto bene Bisogni, che esce questa misura. La seconda è che per rendere credibile questa cosa che abbiamo fatto oggi e il lavoro che ha fatto Emiliano Baldi e il suo socio, è necessario che si passi dalle parole ai fatti anche attraverso una diffusione della socida attraverso gli allevatori. Perché questa è la classica operazione dove serve il concorso del territorio. Qui c'è anche il sindaco di Cartaceto, che aveva una grande tradizione di suinicoltura in passato. Tanti agricoltori nella loro attività per diversificare anche le fonti di reddito potrebbero prendere una parte o pochi o molti, quello che sarà, e cominciare a far sì che questa razza autoctona, se veramente ci crediamo, diventi un patrimonio collettivo. Cioè ogni imprenditore agricolo ne può allevare un po'. E soprattutto coloro che beneficeranno di un'altra norma che abbiamo fatto, che è quella delle pratiche tradizionali locali, mettendo a disposizione per la prima volta dopo 15 anni che gli allevatori lo chiedevano,
la possibilità di rendicontare per il primo pilastro, quindi per la politica agricola comunitaria, tutte le particelle boschive e semiboschive che abitualmente non venivano considerate utili al pascolo. Un paradosso della scienza, cioè noi abbiamo l'attività fatta sui monti in area prettamente boschiva, sia del cavallo del Catria che della razza marchigiana, e in questo caso spero anche per la razza del Sulio della Marca, ma l'Europa, concorso di colpe anche del governo, non considerava le particelle boschive e semiboschive come utili al pascolo. Perché poi bisogna veramente scontrarsi con queste cose per capire la realtà, perché è un tema molto difficile, va approfondito, altrimenti si parla solo superficialmente di questo argomento. Quindi ecco, questo tema ci serve anche il concorso mediatico di far capire agli allevatori che magari hanno la marchigiana, che magari hanno anche il cavallo del Catria, come io auspico, che possano anche tenere in forma a brado e nei monti o nel semi boschiva, perché appunto dove c'è l'intensiva questo allevamento non si può fare, come diceva prima il professore, però aiutiamoli perché adesso abbiamo gli strumenti. Anche il primo pilastro in questo caso diventa un grande strumento. Poi per tutto quello che può essere il bando filiere, faccio un esempio, lo dico a Emiliano Baldi ad alta voce, noi stiamo per uscire con un bando che si chiama bando filiere regionali. Questa, ma io non dovrei dirlo, però lo dico, è il classico esempio in cui una filiera si organizza e presenta un progetto, mette insieme chi fa la socida, chi fa la lavorazione, chi fa l'allevatore, chi fa anche la commercializzazione, forse si può, cioè cercare di creare una filiera che parte dall'università e arriva fino al ristorante. Questa potrebbe essere veramente un caro esempio di come si rilanciano i prodotti autoctoni. Quindi grazie Emiliano davvero, perché solo i fatti rendono credibili le parole, e tu ci hai insegnato con questa operazione che contano i fatti. Quindi lascio la parola al potentissimo vicepresidente del Consiglio regionale, Gianluca Pasqua. Detto da Mirko Carloni, veramente. Beh, per me intanto mi scuso, sono arrivato in ritardo, vicepresidente, caro Mirko, mi scuso con tutti, con le università, con gli imprenditori, con Emiliano Baldi, ma ero in commissione sanità oltretutto per una proposta di legge molto importante. Molto importante la proposta di legge e altrettanto importante questo appuntamento. Sono onorato di essere qui, ma è anche un onere per me intervenire in conclusione dopo gli illustri e competenti interventi che ci sono stati. Ci tenevo particolarmente perché volevo portare quello che è il saluto istituzionale dell'Assemblea Legislativa delle Marche, anche a nome del Presidente Dino Latini, per chiudere anche un percorso che è un percorso estremamente significativo, Mirko, perché è un percorso che parte con il pubblico, poi incontra il privato, poi sembra fermarsi e poi finalmente oggi qua ha... per certi aspetti gioire per quello che può dare questo prodotto. La cosa che è estremamente interessante e credo di non esagerare nemmeno nel dirla è che forse questa è un'esperienza quasi unica in Italia, se non unica, ed è un'esperienza dove anche la stessa Europa vanta poche caratteristiche di questo genere. La cosa che reputo essere estremamente significativa è quella che questo prodotto, questo suino, il suino della Marca e tutto ciò che girerà intorno andrà ad arricchire quei territori che oggi sono maggiormente sofferenti, perché qui parliamo di una produzione che avverrà probabilmente nell'entroterra o comunque nella zona appenninica, in quelle zone che hanno subito eventi catastrofici, in quelle zone che hanno maggiore difficoltà anche di sviluppo economico e pure sociale, perché comunque l'uno tira l'altro, laddove c'è economia è più facile pure fare socialità, e sono quelle zone che anche conosco particolarmente per il mio trascorso pure da amministratore locale. E quindi mi complimento fortemente per tutti coloro con le università, perché grazie alla scienza, alla ricerca si riesce a fare delle cose eccellenti, grazie a chi crede, gli imprenditori che credono, no? C'è una società apposta in Pronta Verde, oltre ovviamente alla Baldi, che comunque crede molto ed investe su questo progetto,
Non sta a me dire bravo, certo, al vicepresidente, all'assessore Carloni, perché sono è un bravo che mi viene facile, però sicuramente l'attenzione che Mirko mette nella sua quotidianità e nel suo assessorato poi sfocia spesso in risultati concreti. E siccome la mia figura è una figura super partes, mi posso permettere anche di dire grazie alla parte all'assessorato che oggi è vicino a questo progetto, per cui credo che più che le parole qui ci sono fatti, qualunque cosa vado ad aggiungere oltre diventa un di più. Bravi a tutti, e sono certo che ci saranno delle situazioni reali e concrete e che avranno dei risvolti veri sui territori, e questo è l'aspetto che a me da amministratore interessa di più, naturalmente fermo restando tutte le altre cose che abbiamo detto. Grazie. Grazie a tutti. Io non sono un moderatore, non ero io moderatore, ma moderatore non lo fa nessuno, perciò lo faccio per interposta persona. Lì c'è un piccolo rinfresco fatto con i primi prototipi dei prodotti del signor Lavacca, per cui porchetta, adesso tra l'altro l'ora si fa ghiotta, e quindi grazie a tutti. Grazie.